Con Luciano Campitelli, presidente di giuria, e con Dino Polverini, responsabile di un forno che ha vinto, scrive con la sua colomba artigianale il suo nome nell'albo d'oro di questa manifestazione. Al centro l'Arca, 10 colombe delle più svariate località d'Abruzzo in gara. Intanto com'è andata? Lo chiedo proprio ad un grande esperto del settore. È andata molto bene, ma lui ha fatto una cosa diversa. Ha innovato un prodotto che esiste da tanto, però lo ha fatto con la natura, con dei prodotti molto più naturali, e quindi gli faccio i complimenti, perché gliel'ho detto anche prima, ha fatto un bel prodotto. Da Sant'Egidio alla Vibrata, con queste olive candite che hanno davvero ammaliato la giuria. Sì, anche da un ottimo olio d'oliva. Abbiamo voluto creare questo prodotto per dar forza, come ho ripetuto prima, al territorio, ai nostri prodotti locali. Questo penso è il messaggio che ho voluto dare all'interno della colomba, che c'è anche della farina a chilometri zero. Questo è il messaggio, un messaggio di pace chiaramente, è un messaggio per unire il nostro Abruzzo, unire le nostre aziende, lavorare con i nostri prodotti locali. Il successo di queste colombe artigianali testimonia come il pubblico va alla ricerca della tradizione, va alla ricerca di prodotti genuini, presidente Campitelli. Ma il mondo sta tornando su quella direzione, tu vedi adesso con la guerra, no? Noi oggi non abbiamo le materie prime, lui prima lo ha detto, cioè oggi dobbiamo rimboccarci le mani e ripartire da quelli che eravamo una volta, cioè noi una volta esportavamo il grano, oggi noi importiamo il grano per più del 55-60%, e abbiamo tantissimi terreni abbandonati che non va bene, quindi dobbiamo tornare, ripartire un po' dal basso per poter ricreare prodotti più naturali che fanno bene alla salute e quindi al benessere, e quindi a tutto quello che una volta si faceva, quindi si parte dalla terra, senza concimi, quindi con tutti i prodotti che la terra stessa crea. Quindi io spero che ci arriveremo presto. In conclusione, il trofeo Sapori Veri che hai tra le mani, a chi lo dedichi, Dino? Io lo dedico alla mia famiglia, che mi sopporta e mi supporta sempre, anche nelle piccole innovazioni che porto nella mia azienda tutti i giorni.